Calzolari, una retrospettiva pittorica, quindi la prima retrospettiva pittorica dedicata a un grande maestro italiano. Siamo orgogliosi, ci saranno opere mai esposte prima, e questo è nella linea di un solco che il Madre da un anno a questa parte sta avendo rispetto alle mostre, che abbiano parallelamente un grosso segno di ricerca. Siamo da poco diventati un ente di ricerca e formazione, il rapporto per esempio anche editoriale, che prima era in esterno, oggi è internalizzato nel Madre e con l'assunzione di tanti giovani editor. E quindi sì, siamo molto contenti, perché Calzolari non è solo una mostra evento meravigliosa, bellissima, ma anche un modo diverso di fare museo. Domani abbiamo la prima del nostro percorso ampio, strutturato in collaborazione con il Napoli Teatro Festival, dedicato a Pina Bausch. Ci sarà Moving with Pina, dedicato alla grande inventrice del teatro danza, che è Pina, 10 anni dalla morte, con la Morganti, sua grande danzatrice ed erede un po' del segno e del tratto di questa grandissima artista. Il 21 avremo la prima, sempre di un altro grande artista, sempre curato dal nostro Andrea Vigliani, di Liam Gillick, e contemporaneamente sulle terrazze del Madre cominciano le conversazioni letterarie del Madre, in collaborazione con le conversazioni di Monda e Azzolini, e ci sarà il Madre Salman Rushdie. Subito dopo faremo l'inaugurazione di un'altra mostra all'interno delle Universiadi, che è una mossa curata da Andrea Vigliani e Silvia Salvati, la nostra Silvia Salvati, e di Edoardo Castaldo. Saranno le foto del set dell'Amica Geniale, e quindi un Madre che non ci sta più nella sola gabbia dell'arte contemporanea, ma vuole essere riconosciuto come un luogo in cui i linguaggi e le culture e le letterature del contemporaneo si incontrano tra loro, e perché no, diventano anche qualcosa d'altro al di fuori della loro gabbia.